Ultimo appuntamento con la rievocazione della pesca alla tratta qua sul lungomare di Rimini, siamo al bagno 99 a Mare Bello, un appuntamento questo che è stato particolarmente seguito, va detto, grazie naturalmente anche all'abnegazione del Proloco, del Ghetto Turco, grazie al Presidente Bertino Astolfi. Presidente, è un'iniziativa questa che ha dimostrato grande efficacia, vogliamo fare un riepilogo, come sono andate queste tappe, quasi 3 mesi insomma di lavoro in acqua? Sì, sono stati 3 mesi di lavori duri e intensi, perché noi abbiamo fatto giugno, luglio, agosto, diciamo weekend e settembre, e è andata benissimo, in particolare l'entusiasmo della gente, dei turisti che apprezzano ancora le nostre tradizioni, le nostre qualità, quei due sordoncini sul graticolo, il bicchiere di vino, no? Il nostro Sangiovese oltre il Biano. E io voglio ringraziare non solo tutto il gruppo della Prova di Ghetto Turco, ma la cooperativa sociale Punto Verde, che sono meravigliosi, che si trovano in via Pascoli, e il circolo velico di Viserba. Ecco, l'insieme siamo riusciti con questo grosso sacrificio. È stata una bella cosa, molto entusiasmo, e speriamo il prossimo anno di fare ancora meglio. Mi auguro che operatori turistici siano un pochettino più collaborativi, che non ci lasciano, perché molte volte ci hanno lasciato soli. Voi la fate per i turisti che vengono a trovarci qua d'estate, ma anche per i riminesi o per le persone qua del posto che forse non conoscevano questo modo di pescare, voi glielo insegnate? Certamente sì, non solo per i turisti, ma tanti riminesi, ad esempio la mia nipotina, come tanti nipoti o figli dei nostri amici che non l'hanno mai vista. E poi, come da sempre, da buon riminesi concludiamo con il nostro bicchiere di vino, 2 sardoncine, la piazza di piadini, insomma. Ecco. Insomma, voi avete tracciato un po' il solco, poi adesso gli altri vi danno una mano. Il solco l'abbiamo tracciato e abbiamo fatto anche un bel solco. Io mi auguro, come dicevo, che gli operatori tutti insieme, ma anche le istituzioni locali, è importante che ci credano in queste cose, come ci credono, ma che ci sia un po' più impegno anche su queste tradizioni.